Ciao la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel 13° Vlogmas, sempre qua sul canale. Se non avete visto gli scorsi episodi dei Vlogmas, ovviamente come al solito li trovate tutti nella playlist in alto a destra. E niente, direi di iniziare subito. Oggi vi spiego perché ho abbandonato tutti i gruppi di Facebook di YouTubers di cui facevo parte. E non solo Facebook comunque. Se avete letto la community in questi due giorni sapete appunto che l'ho fatto. E adesso vi voglio spiegare le mie motivazioni in questo video, perché secondo me potrebbe essere d'aiuto ad alcuni di voi. Però prima ho un attimo il video che avete visto ieri da caricare, quindi fatemelo caricare e ci vediamo subito. Ok, ho caricato il video, tutto a posto, quindi lasciate che vi spieghi il perché della mia scelta. In questi anni di YouTube che ho avuto questo canale e altri canali aperti, avevo usato il mio profilo Facebook privato, che tra l'altro privato poi lo trovate comunque sotto in descrizione nel caso voleste seguirmi, anche se comunque non pubblico molto. Comunque sia, lì appunto avevo deciso di andare a spammare man mano tutti i miei video che uscivano per cercare di ottenere più visualizzazioni, ma anche persone interessate ai miei contenuti. E quindi man mano nel corso degli anni, trovando nuovi gruppi eccetera, ho cominciato ad iscrivermi a tutti questi gruppi, e ogni volta che usciva un nuovo video andavo a condividere il video uscito su tutti quei gruppi, lasciando una breve descrizione di quello che trattava il video o magari lasciando il link e cose del genere. Un paio d'anni fa questa strategia tra virgolette di promozione dei video era buona, perché le persone si aiutavano davvero a vicenda, quindi andavano davvero a vedere il video della persona, andavano a mettere mi piace, andavano a commentare con un commento costruttivo e cose del genere. Quindi negli anni scorsi mi sono trovata davvero bene, ed è per questo che ho messo in pratica questa strategia anche per questo canale quando poi l'ho aperto. Però in realtà, riflettendoci bene, ultimamente mi sono accorta che non servono davvero più a niente questi gruppi nel 2020. Ma voi vi starete chiedendo perché non servono più a niente. Beh, non servono più a niente perché ormai la gente pensa solo ai fatti suoi, ognuno vuole crescere su YouTube, ognuno vuole raggiungere 1000 iscritti e le 4000 ore di visualizzazione per sbloccare la monetizzazione e guadagnare. Io su questi gruppi ho incontrato di tutto, da persone che spammavano i video senza curarsi minimamente di quello che trattava il video, a volte cose anche che non ci dovrebbero stare su YouTube, persone che invece facevano sub for sub a tutti quanti, anche se avevano, che ne so, loro il canale di make up e quell'altro il canale di gaming. Poi ho incontrato persone che lasciavano il cosiddetto screen per far vedere che si erano iscritti al tuo canale e subito dopo 2 secondi toglievano l'iscrizione. E comunque un po' tutti i tipi di persone. In realtà continuavo nonostante tutto a condividere i miei video nella speranza che magari un giorno qualcuno era veramente interessato e passava dal mio canale per darmi una mano, non solo a crescere ma anche, come vi ho detto, con un commento costruttivo, comunque qualche consiglio, qualcosa del genere. E non è più così. Ho notato infatti, andando a guardare le analytics di YouTube, perché stavo studiando un po' come stava andando il canale in questo comunque periodo in cui sto facendo un video al giorno e tutto il resto, e ho notato che comunque la maggior parte delle visualizzazioni, come è giusto che sia e come è meglio che sia, vengono dalle ricerche di YouTube, quindi dai video che praticamente mi hanno fatto più visualizzazioni, come quelli dei bot di Telegram o quelli della scuola o cose del genere. Quindi, riflettendoci su, sono arrivata alla conclusione che spammare video in quei canali, in quei gruppi, non era più una cosa da poter fare. Uno, perché come vi ho detto avevi solo iscritti inattivi se qualcuno si iscriveva, perché o si iscriveva per essere ricambiato e quindi poi non guardava nessun video né niente, oppure si iscriveva e dopo 2 giorni toglieva l'iscrizione perché tanto non l'avevi calcolato. Quindi a questo punto, anziché perdere tempo su quei gruppi a condividere i miei video e cercare di trovare quella persona o quelle 2 persone interessate che si iscrivono e mi seguono continuamente, ho deciso di non continuare affatto a farlo, anche se ciò vuol dire magari avere qualche visualizzazione in meno. Tanto, come avete visto, questi vlogmas hanno poche visualizzazioni comunque se li andiamo a confrontare con video usciti qualche mese fa. Però comunque è normale, perché stiamo parlando di un canale che ha poco più di 1000 iscritti, quindi non è che ci possiamo aspettare 10.000 visualizzazioni in un giorno.
però capite che comunque condividendoli in tutti quei gruppi, condividendoli ovunque, insomma, mi aspettavo magari un po' più di visualizzazioni, ma invece non è così, perché come già vi ho detto prima, nessuno si va a vedere video degli altri in quei gruppi. E quindi sì, è come se in questi 2 anni avessi sprecato solo il mio tempo a condividere ogni video che usciva su quei gruppi. È molto meglio spendere più tempo dietro i propri contenuti per cercare di farli uscire quanto meglio possibile e sperare che qualcuno li trovi con le ricerche di YouTube, che invece mettersi a spammare video praticamente ovunque. Infatti, se volete, vi chiedo solo una mano condividendo magari i video che vi piacciono di più. Ovviamente non tutti i video, perché so che potrebbe essere brutta come cosa, comunque una palla. Però che ne so, se vedete un video che vi piace particolarmente, come quelli che potrebbero essere il bot di Telegram o cose comunque più carine, mi inviterei a condividerle con i vostri amici, con i vostri parenti, cugini, eccetera, sempre se sono interessati all'argomento, perché come vi ho detto mi interessa fare una community, creare una community di persone che sono veramente interessate ai contenuti che porto e non ad essere ricambiati a livello di visualizzazioni, iscritti, mi piace e queste cose qua. Quindi il mio obiettivo è quello di liberarmi di tutti gli iscritti tossici, tra virgolette, di tutte le persone che si sono iscritte ma che in realtà non sono appunto iscritte vere e proprie, e quindi niente, in questo 2021 che verrà vedremo di farcela così. Vedremo di andare oltre il semplice spam, andremo e vedremo di crescere in modo organico e al 100% vero. Quindi niente, queste erano le mie motivazioni per cui ho abbandonato i gruppi di spam o comunque i gruppi di youtubers in generale. Ciò non vuol dire però che se dovessi trovare dei creator o comunque bravi o comunque persone che ci mettono davvero impegno dietro quello che fanno, che hanno molti meno iscritti di me, non è che non collaboro, che non li penso, semplicemente non sono più iscritta ai gruppi di youtubers, ma sono sempre pronta a dare una mano a chi ne ha davvero bisogno e a chi davvero se lo merita, perché nel mio piccolo mi piace aiutare le persone. Però niente ragazzi, io direi che per questo vlogmas può essere tutto. Fatemi sapere se questo video è stato utile, quindi se volete iscrivervi a questi gruppi per youtubers, per avere più visualizzazioni, beh, vi consiglio ovviamente di non farlo perché sarebbe una perdita di tempo e basta. E niente, io vi do appuntamento domani con un prossimo vlogmas, sempre qua alle 18 sul canale, e ci vediamo. Bella!